Vincenzo, buongiorno. Buongiorno a voi. Senti, parliamo di cucina mediterranea, anzi di odori e di sapori di cucina mediterranea. Le erbe. Ecco, a me un'erba che mi ricorda la cucina di casa, la nostra tradizione, è l'origano. L'origano è un'erba aromatica molto diffusa nell'area mediterranea, come appunto siamo noi, e la cosa interessante dell'origano è che è molto usato in tutto quello che è il panorama italiano, nel senso da nord a sud. E un'altra cosa interessante è che si può usare sia fresco, come in questo caso qua, perché questo caso qui è fresco, che secco. Naturalmente l'aroma e l'intensità cambia. In questo caso qui lo abbiamo fresco, quindi si utilizzano le foglie. Sono molto buoni anche nel momento della fioritura, perché anche i fiori sono molto buoni, e si utilizza, diciamo, per estrarre al meglio tutto quello che può dare, sarebbe meglio utilizzarlo a fine cottura. Quindi se magari vogliamo fare una pasta, ma anche si sposa molto bene con il pesce, con delle carni un pochino più delicate, le carni bianche, diciamo. Quindi cotture, non sopporta le cotture molto forti, quindi gli arrosti, cose molto lunghe, non, diciamo che non gli piacciono. Quindi cotture brevi. Se faccio un pollo in casseruola piuttosto che un coniglio, piuttosto che una pasta al pomodoro o che sia, verso fine cottura si aggiungono delle foglie, anche non necessita essere tritato o quant'altro, bastano delle foglie. E possiamo dare il giusto aroma a tutto quello che cuciniamo. Altrimenti aspettiamo il momento della fioritura. A quel punto tagliamo i rametti, li mettiamo dentro un sacchetto, anche quello del pane va benissimo, a testa all'ingiù. Dopodiché lo appendiamo al sole un paio di giorni. Bisogna stare attenti in quel caso lì, avere l'accortezza la notte di toglierlo perché assorbe l'umidità, e lo facciamo asciugare. In quel caso lì, una volta asciutto, ben asciutto, lo setacciamo, lo possiamo fare anche sfregandolo tra le mani. Lo setacciamo e lo conserviamo semplicemente in un vasetto, l'importante è che sia tutto ermetico, in un vasetto al buio, ben chiuso, piuttosto che nel sacchetto. Io preferisco e consiglio nel vasetto perché, essendo chiuso molto bene, racchiude tutti i suoi umori. Come per quello fresco, anche il secco non predilige le cotture lunghe, anzi, anche lì bisogna andare sul veloce, perché oltre che a perdere di intensità i sapori, acquista anche un retrogusto amaro. Quindi si preferisce utilizzarlo per le cotture veloci. A volte si usa anche per la pizza, per metterlo nel pomodoro della pizza. Ricordiamo che la pizza comunque sia, sì, va col pomodoro in forno, ma è una cottura veloce, si parla di 10 minuti massimo, quindi sono cotture abbastanza veloci. Quindi o fresco o secco, l'origano è sempre un odore che fa sempre molto piacere. Senti, è già quasi l'ora di cena, sento i rumori, stanno apparecchiando e mi è venuta l'acquolina in bocca. Cosa mi suggerisci stasera per cena? Ma noi al ristorante, ad esempio, lo usiamo anche molto e per l'appunto lo utilizziamo per fare il fritto dell'aglio. Cosa succede? Noi mettiamo a marinare il nostro pollo e il nostro coniglio con un trito di erbe, tra cui l'origano fresco. Lo lasciamo marinare perché tutti gli oli contenenti nelle foglie possano uscire e aromatizzare la nostra carne. Noi usiamo, diciamo, tecniche professionali, nel senso che abbiamo il sottovuoto, quindi lasciamo dentro il sacchetto uscire tutti gli umori e tutto quanto. A casa si può tranquillamente lavorare, come sfregare bene le foglie contro le carni, per poi dopo aspettare circa un'oretta, quindi fare una sorta di marinatura e poi utilizzarlo come più ci aggrada. Noi stasera lo faremo fritto. Voi fritto in padella o come più vi piace.
Senti, allora me ne fai fare una porzione per favore perché ho poca fame, abbondante. E poi Bene. un'insalata di pomodoro, un pochino d'olio e l'origano. Perfetto. Ciao Vincenzo, Ciao, grazie. grazie a voi.